Ciao, siamo Marco e Sara. A bordo del nostro camper sperimenteremo una nuova vita. La scelta che abbiamo intrapreso è stata frutto di riflessioni, considerazioni e nuove esigenze che si sono fatte largo con il passare degli anni. La nostra trasformazione sarà improntata sulla qualità della vita, del tempo, nelle relazioni, nei sentimenti e nelle sensazioni. Il nostro mantra sarà: sii tu il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. Felicini, buon pomeriggio. Ciao ragazzi. Dove siamo adesso? Siamo in un bellissimo posto con delle bellissime persone. Chi raggiungiamo? Siamo già qua praticamente. Abbiamo girato la telecamera perché non vogliamo far vedere immediatamente con chi siamo, però siamo con delle bellissime persone. Le presentiamo? Dai, andiamo a vedere. A parte chi che sono. Le conoscono già. Le conosceranno, ma sì. Andiamolo. Poi lasciamo parlare loro comunque. Contiamo fino al 1000, poi vi giriamo la telecamera. 1000 passi e poi 999, giriamo. 998, scherzo, non è vero. Aspetta che adesso vediamo la telecamera. E vi facciamo salutare dei nostri carissimi amici. Partiamo da qua, dai. Poi c'è il Pegaso e poi ci sono i loro canali. Quindi parliamo di Stefania Rossini, Fly with Your Mind. Eccoli qua! Ciao! Ciao amici, anche ciao. Se ci siamo già salutati. Che bello! Ciao a tutti. Soprattutto vi rivedono. Ciao Felicini a tutto il mondo. L'ultima volta che i nostri amici follower Felicini li hanno visti, vi siete allontanati con Pegaso, spiccando il volo verso casa vostra. Sì. E lì l'avevano appena acquistato. Sì, esattamente. Era novembre. Sì. Allora, da novembre cosa è successo? Tantissime cose, perché ovviamente anche noi siamo partiti da una nuova avventura da non camperisti, perché noi non abbiamo mai avuto un camper insieme e non abbiamo mai vissuto questa nuova avventura, insomma. E abbiamo deciso di buttarci a capofitto per provare nuove emozioni, insomma, e abbiamo iniziato gradualmente a fare dei fine settimana in giro per goderci un po' questa nostra nuova passione, esatto. Insomma. E con Stefania all'inizio ovviamente abbiamo cominciato, se poi andate sul nostro canale, sia di Stefania che il mio, Fly With Your Mind, vedete un po' tutta quella che è la preparazione, lo svuotamento del campo, la pulizia, più ovviamente tutte quelle che sono le nostre considerazioni su quello che potrebbe essere la vita da camperista, full timer sì, full timer no, eccetera eccetera. Noi siamo camperisti per caso? Siamo camperisti per caso perché ovviamente non abbiamo mai pensato di fare un passo del sì, genere. Stiamo navigando a vista, stiamo sì, imparando sì, cose sì, assolutamente tutti sì. I giorni. Due settimane fa, noi siamo apprendisti a questa pratica di camperisti, ho chiamato Marco, come si suol dire, ho chiamato l'aiuto da casa, perché non riuscivo a collegare una ventola del nostro WC a secco, non funzionava e non comprendevo bene il perché. Avevo fatto tutto lo schema, non sono un grande elettricista io, perché sono più parte manuale, meccanica, ma sulla parte elettrica non sono esperto. So che lui comunque è un MacGyver della situazione, quindi ho chiamato lui mi ha risposto, abbiamo fatto una videochiamata, io gli facevo vedere il mio problema e lui poi gradualmente mi ha dato delle indicazioni, facendo delle prove abbiamo capito che erano questi benedetti mammut che non funzionavano. Facendo un collegamento diretto la ventolina si è accesa magicamente. Questo per dire che comunque siamo camperisti da poco, ma stiamo sperimentando tutto quello che è questo nuovo mondo per noi, quindi di abbandonare un po' certe consuetudini e di essere invece un po' più sul momento, qui sul qui e ora, insomma, perché ovviamente non c'è molto da programmare, bisogna dedicarsi all'essenziale e abbandonare le cose un po' futili. E quando noi siamo partiti con questa nuova avventura che poi Stefania vi racconterà, per me, uomo razionale, con una professione che è abituato ad avere tutto sotto controllo, è stato molto divertente rimettersi in gioco. Perché? Perché
una persona classica arriva a casa la sera, parcheggia, va in casa, mangia, dorme, insomma fa tutte le sue cosettine. Noi invece cosa abbiamo fatto? Nel progetto che vi spiegherà la Stefania abbiamo mollato tutto, ci siamo trasferiti a fare dei full timer a tempo determinato. Infatti uscirà il video full timer a tempo determinato che vi racconterò un po' delle sciocchezze che mi sono passate in testa a me e a lei. Racconta un po' quello che è questo progetto. Sì, che noi stiamo... noi siamo partiti, abbiamo mollato tutto tra virgolette, per 3 mesi siamo venuti qui al Lago di Garda e abbiamo parcheggiato proprio dove io lavoro, dove faccio la stagione, faccio la cameriera. E Luciano, ci siamo avvicinati dal lavoro di Luciano perché comunque prima lui aveva 2 ore di strada per venire a lavorare, un'ora andata e un'ora ritorno, adesso ha soli 20 minuti. Sì. Abbiamo mollato tutto, che poi va bene, non abbiamo mollato tutto, continuiamo con i progetti che avevamo prima, però viviamo in camper, adesso per il momento da una settimana, ma faremo 3 mesi stanziali in camper. Ho portato sulla mia macchina, sì, perché così la mattina stacco dalla vita da full timer e ritorno nella mia quotidianità del lavoro classico, insomma, in ufficio da piegato, non da impiegato, da piegato. Da piegato. E quindi poi magari ci saranno anche altri video che vi faremo vedere su quello che è la nostra vita in camper e anche quando io la mattina partirò a alzarmi, quindi stacco da quello che sono pantaloncini corti e ciabatte a pantalone lungo e maglietta professionale per dirigermi al mio posto di lavoro. Luciano comunque fa sempre il suo lavoro, io faccio sempre il mio, abbiamo aggiunto anche altre cose, abbiamo cambiato posto di vivere, non viviamo più in una casa ma nel camper e poi anche in un posto di villeggiatura. Quindi adesso vediamo come andrà questo nuovo esperimento che finirà a settembre e poi non sappiamo che cosa ne faremo della nostra vita, vedremo. Per il momento viviamo il qui e ora e capiamo bene dove siamo perché siamo appena arrivati, siamo un po' ribaltati. Io ho cambiato lavoro, ho cambiato posto dove abito, Luciano ha cambiato solo posto dove abita. Che non ho più una casa se non quella sulle ruote. Ecco, però vabbè, adesso vediamo, per il momento... è tutto un po' un trovare il proprio equilibrio, ecco. Quindi voi vi siete messi molto alla prova prendendo questo tipo di decisione, cioè è stata proprio anche una prova vostra personale? Sicuramente sì, perché ovviamente uno non è che si inventa di prendo e me ne vado col mio camper e sto via 3 mesi per e poi vado anche in giro per il lavoro. Ovviamente è una prova anche nostra per capire bene cosa vuol dire vivere in camper, cosa vuol dire ridurre ancora di più quelle che sono certe esigenze, al minimo, ma soprattutto dedicarsi un po' più di tempo, perché alla sera, ovviamente avendo meno strada da fare per il lavoro, io parcheggio la sera la macchina qua vicino dove abbiamo il camper, pantaloncini corti, scarpe da ginnastica e vado fuori a camminare. Diciamo che ci siamo un po' messi alla prova anche per dimostrare a noi stessi che volere e potere, e poi per far vedere alle persone che ci seguono, dimostrare no alle persone che ci seguono, dimostrare era per noi, ma far vedere alle persone che ci seguono che ci sono tanti modi di vivere, non è che per forza se hai un camper devi sempre viaggiare, se hai un camper per forza ci devi vivere, ma ci sono tantissime realtà, tantissimi modi di vivere il camper e di vivere il cambiamento. Il camper lo puoi vivere solo il fine settimana, il camper lo puoi vivere sempre, il camper lo può vivere stanziale, anche il fatto che noi abbiamo unito il lavoro e il camper, e il fatto che se non avevamo il camper io non avrei potuto accettare questo lavoro che ho accettato in questo momento della mia vita, le opportunità che la vita ti dà e che il camper ti dà, una casa su ruote ti dà un sacco di opportunità, perché io vorrei far passare il messaggio che se tu hai una casa stanziale hai sempre gli stessi orizzonti, ti svegli sempre nello stesso posto, sei sempre nella tua routine, sei sempre nella tua ruota del criceto. Se tu hai un camper puoi scegliere ogni volta un lavoro diverso
trovarsi in qualsiasi posto dell'Italia o del mondo, perché comunque tu vai a vivere dove ti fa comodo. È brutto, magari la parola comodo è brutta, però dove ti fa, dove in quel momento senti di stare, o dove in quel momento hai trovi il lavoro, certo. Trovi e il lavoro, conviene stare. Quindi non sei limitato ai 20, 30 km, 60 km di dove lavori, ma tu puoi lavorare anche di fronte al tuo lavoro. Vai tu a fare un'esperienza nuova, vai tu a lavorare in un posto nuovo e ti si aprono miliardi di opportunità nella vita, perché sei tu che ti muovi e quindi, cioè, sono proprio opportunità della vita, il cercarci le opportunità che la vita ci dà, perché molte volte noi siamo limitati tutti siamo limitati a quello che ci hanno insegnato, al bagaglio che abbiamo dietro del nostro passato. Invece la vita, se tu la guardi bene, ci dà tantissime opportunità, solo che a volte noi non le vediamo o non le conosciamo, ne abbiamo paura. E quindi questo spostare i nostri equilibri è stato molto per metterci alla prova come persona e come coppia, e per darci delle opportunità diverse, perché poi tu, quando sposti una pedina nella tua vita, tu non sai dopo che cosa arriva, e sia nel senso negativo ma soprattutto nel senso positivo, perché sicuramente noi torneremo a casa, perché poi a settembre torneremo a casa persone completamente diverse, con un bagaglio di esperienza completamente diverso, sia a livello lavorativo, perché anche questo lavoro che ho accettato l'ho accettato proprio perché era questo luogo di lavoro che per me era il mio sogno, ma anche come esperienza di vita. Il fatto di vivere le risorse limitate di un camper, anche quando vivi in casa, alla fine poi ci pensi, non ti fai la doccia magari di 5 minuti come prima, anche se ce l'hai l'acqua tra virgolette illimitata, quando lavi i piatti chiudi sempre l'acqua, vivi anche il gas, vivi tutte le risorse in modo, anche gli spazi li vivi completamente diversi, non dai per scontato più niente, la vita molto più minimal e più con un significato più profondo, più profondo, che più basico, ma non basico nel senso negativo, proprio il centro del vero significato della vita, perché l'uomo è ricco tanto quanto riesce a fare a meno delle cose, perché più cose hai e più le devi mantenere, le devi pulire, ci devi gestire tempo, e quindi più tempo perdi. Noi abbiamo una data di scadenza come esseri umani, e quella data di scadenza, più passa il tempo più si avvicina. E io non voglio più perdere tempo a pulire, perdere tempo a fare tante cose, quindi ci stiamo mettendo alla prova, e poi chissà. Soprattutto quello che noi vediamo, no, nel quotidiano, non qua nel cold camper, il vedere tante persone che sono ormai in attesa che arrivi il loro momento, sono talmente assuefatte dalla quotidianità, che vedi le vecchioline che spazzano tutto il giorno, che puliscono tutto il giorno, che fanno gli stessi passi tutto il giorno, puliscono sempre le stesse cose, vedi le persone che vanno a mangiare in mensa tutti i giorni, che corrono tutto il giorno, che fanno le stesse cose tutto il giorno e che aspettano che arrivi il fine settimana per poter vivere. Ecco, noi questo non lo vogliamo. Noi stiamo cercando di ritagliarci delle emozioni da vivere insieme, e soprattutto conoscere persone come voi due, ad esempio, che è bello stare insieme, perché non c'è nulla di meglio, nulla di meglio che trovare amici che siano in grado di sapere anche ascoltare, darti una parola di conforto, ma soprattutto che hanno capito che nella vita ognuno ha i suoi problemi, e quindi siamo qua tutti insieme e dobbiamo cercare di essere felici, insomma, trovare un punto per essere felici, di azzerare quello che sono alcune cose, e soprattutto non dai mai per scontato questa amicizia, perché non è un dare un ricevere, è una cosa che viene normale, quella di sentire le persone come sono effettivamente, e se ti vengono a trovare non sono qua per un qualcosa di scambio, non siamo merce di scambio, noi siamo persone che ci vogliamo bene, tanto bene. Il semplice fatto di stare insieme
è già una gioia infinita, perché poi quando noi ci allontaniamo e voi prenderete ancora il cammino per le vostre strade, per i vostri progetti, anche a distanza abissali, chilometriche, ore, noi saremo sempre vicini, ed è questo. Ci siamo visti 3 volte, 4 volte. Quattro in 9 mesi. Sembra che siamo persone che ci conosciamo da una vita. E questo perché? Perché il passo che abbiamo fatto ognuno di noi è stato talmente sentito che non hai più l'esigenza di stare nella massa. Troppe persone vivono nel se avessi fatto, se avessi... Nel rimpianto. Nel rimpianto, e noi non vogliamo fare questa cosa qua, noi vogliamo vivere le emozioni, ma vivere la vita, perché troppo spesso vediamo persone che stanno sopravvivendo alla loro stessa esistenza, non hanno un perché, non hanno un come, non hanno un obiettivo, oppure non riescono una a speranza, vederlo, oppure non riescono a vederlo, oppure non hanno il coraggio di affrontare il proprio cambiamento. È difficile mettersi in gioco così. Il rivedere il proprio cambiamento, avere la voglia di cambiare e di guardarsi allo specchio la mattina. Spesso e volentieri affrontare quella persona che c'è lì nello specchio che ti guarda, cioè te stesso, non è semplice per niente. Quindi se tu una mattina ti svegli e cominci a guardare dentro, spesso e volentieri rischi di farti molto male se inizi un cambiamento, ma questo male qua è un togliersi di dosso certi fardelli che ti si sono accumulati negli anni, e spesso e volentieri, come diceva Stefania, non li vuoi vedere, non li vuoi affrontare, perché e vorrebbe dire andare a scontrarsi con tante cose che ti devi sempre rimetterti in gioco. È un percorso sicuramente doloroso e difficile da affrontare, e quindi magari non tutti hanno la voglia e la capacità di farlo, no? E poi soprattutto secondo me non è neanche per tutti, nel senso che ti mette talmente tanto in gioco, ti fa guardare talmente tanto di dentro, ti fa talmente continuamente spostare i tuoi baricentri, il tuo equilibrio te lo continua, e noi stiamo cercando costantemente di spostare questo equilibrio per imparare sempre più cose, per rimettersi sempre in gioco e per cercare di abbiamo obiettivi alti, e evidentemente dobbiamo anche soffrire tanto per arrivarci, perché comunque devi imparare tantissime cose. Certo che è molto più facile una volta che ho imparato queste cose, mi fermo qua, sto qua, e ripeto, non è per tutti. Rientrare ancora di nuovo nella zona di comfort. A noi ci spaventa molto rientrare a settembre nella zona di comfort. È per quello che siamo un po' così ballerini. Sì, però alla fine io penso che poi la vita ci aiuterà a non rientrare nella zona di comfort, ma ci darà delle opportunità, perché dei segnali, sì, anche perché poi se diventi sensibile li vedi anche i segnali molto spesso. Cioè la vita ci dà i segnali, continua a darci, siamo noi poco sensibili che non li vediamo, non li sentiamo, non li ascoltiamo, non li capiamo, o abbiamo paura di metterci questi segnali qua, e quindi, perché guardarci dentro è la cosa più difficile in assoluto nella vita, ma è l'unica strada per la felicità, secondo me. E con questa bellissima intervista ai nostri due amici Luciano e Stefania, che ringraziamo tantissimo per essere qua con noi. Essersi resi disponibili. No, amici, perché non è che sono loro che sono qua con noi, siamo noi che siamo qua con loro. Quindi di essere assieme a noi e noi di essere assieme a loro, un casino. Vi salutiamo tantissimo, e Luciano, il canale di Luciano lo mettiamo qua, e il canale di Stefania lo mettiamo qua. Vi invitiamo a seguirli perché fanno video molto interessanti, poi lo scoprirete anche voi. Grazie mille. Ciao belli. Prossima. E ciao. Buena Libra. Sto aspettando che arrivano Marco e Luciano, che sono andati a prendere le pizze. Ma la cena è servita? Buonasera. C'è Mitzega, la pizzeria è praticamente oltre italiana. No. Ed è veramente una bomba solamente guardandola. Cioè, questa pizza è la pizzeria con farina anche di canapa. Tutte con la farina di canapa? Sì, una parte. Che tipo, stasera facciamo un po' tipo Bob Marley. No. Questa è la pizzeria dove lavora la Stefi, che praticamente è al di là di quella di questa siepe, cioè fantastico, fa proprio 10 passi. No, ma va che servizio, ragazzi, come essere pizza in pizzeria. Cioè, ma guarda che pizza, inquadrala. A parte il fatto che è enorme. Mamma mia. Eh?
Come si chiama la pizzeria, Luciano? Quindi la pizzeria si chiama Bara Onda e si trova a Soiano del Lago. Ragazzi, è una pizza chicchissima, direi. Buon appetito a noi e buon appetito a voi. E tanta roba, bombazza tanta roba. Siamo sul set della nostra intervista che la Stefania Luciano, il backstage della nostra intervista che ci faranno a momenti. Guardate lo scenario, Quindi qua Luciano, la Stefi che mettono giù giusto due domande. Preparano giusto due domande. E questo è il canale di Luciano, Fly with Your Mind. E questo è il Pegasone con le ali. Siamo pronti all'intervista? Fa caldo, ragazzi. Dai, partiamo? Partiamo. È ancora acceso la telecamera. 3, 2, 1, Chuck mi tira. Ci mettiamo sempre tanto amore e impegno nel realizzare i video. Se vuoi sostenerci, iscriviti al canale e metti un like.